Buonasera, in diretta su Acerbo Social Pescara. Vediamo, ecco, anche oggi siamo in collegamento con una studentessa, aspettiamo che chieda di partecipare. Elisa Di Lello, della studentessa dell'ultimo anno, da Spoltore. Vediamo. Vediamo se c'è, speriamo che la connessione. Buonasera. Eccola qua. Buonasera Elisa, come va? Tutto Va bene, tutto a posto. a Lei? posto, sì? Bene, bene. Senti, ho visto che i ragazzi hanno caricato su Instagram tantissime foto di tramonti rossissimi in Abruzzo. A Spoltore pure? Sì, bellissimo stasera. Ma io sono più Vedo per il guardarlo il tramonto, mi fanno arrabbiare tutte quelle foto. Però l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo stasera. Veramente bello, È tutto colorato. vero, cioè vederle su Instagram è stato veramente uno spettacolo. Sì, Allora, sì. Elisa, come va con la didattica a distanza? Come ti ci trovi? Dai, comunque è bene, perché alla fine, in un modo o nell'altro, stiamo andando avanti con le lezioni. Però devo dire che mi manca tantissimo venire a scuola, mi mancano i miei compagni da morire, mi manca persino fare un'interrogazione faccia a faccia Ascolta, con il professore. chiedo a tutti quanti, a tutti i ragazzi del quinto, che va tolto il lockdown, cioè questa interruzione brusca e gli ultimi 3 mesi senza scuola. Che Ah, sensazione questa avete? è una domanda, ci ha tolto tutto, professore. Veramente, diciamo, l'ultimo pezzo forse più bello. Esatto, in primis ci ha tolto i 100 giorni che aspettavamo tantissimo. Poi la gita ci siamo rimasti davvero male da subito. E l'aspettavamo da tantissimo. Ma a parte queste cose che, ok. Quello che ci dispiace, ad esempio, è non poter fare il nostro ultimo giorno di scuola insieme. Quello pesa veramente tanto, ma anche il poter salutarci, così prendere l'ultimo caffè alla macchinetta, tante piccole cose. Ascolta, Massimo canta come al solito, Vabbè, Massimo. ti volevo ubriaca in gita, vabbè. Sì, beh, devo dire che è veramente una sezione, poi non so, la cena dell'ultimo dell'anno con i professori, prima Noi già la stiamo dell'esame, aspettando. chissà, la rifarete più là, forse sarà una cena Prima o poi. autunnale, che ne sapete. Prima o poi la farete. Ascolta, tu oltre, beh, questa te la sparo così, ti dà fastidio essere, insomma, l'anno scorso sei stata la ragazza che ha avuto la media più alta dell'istituto. Siamo dietro, sì. Se dobbiamo. È una bella responsabilità, no? È stata. Ma sì, lo Beh. è. È una bella soddisfazione, quindi insomma, andava detto perché, cioè, voglio dire, una volta che stai in diretta, diciamo che tu l'anno Vergogna. scorso. Vabbè, vediamo i commenti. Esatto, che è la media più alta, quindi per fortuna. Vabbè, comunque. Allora, tu oltre a essere un'ottima studentessa, sei anche un attivista verde, giusto? Sì, io all'ambiente tengo molto, veramente forse la mia passione più grande. Sarà che, oddio Massimo, continua sui voti. Sarà che vivo in campagna, sono sempre stata a contatto con la natura, perciò non so, fa un po' parte di me. Ma devo dire che anche a scuola sono sempre stato riguardo questi argomenti da sempre. E quindi sì, cerco di essere partecipe anche adesso, magari a qualche progetto, ma ovviamente è un pochino più difficile.
Ascolta, dopo la scuola che farai, hai scelto che tipo di università prenderai, se farai l'università o hai altri progetti? Allora, sì, al momento diciamo che la prima scelta, quel che mi interessa di più, è scienze politiche internazionali, scienze internazionali e diplomatiche. vorrei andare a studiare a Forlì e mi piacerebbe fare il corso in inglese perché è proprio tutta in inglese e proprio questi giorni ho partecipato a un corso di orientamento e ovviamente sono necessari i test di ammissione. Per fortuna adesso è possibile farli a casa, chiaramente non ci si può, non si possono fare in sede, perciò adesso si vedrà. Va bene, quindi farai anche una bella, sicuramente una bella carriera universitaria. Che scrive Goma, io canterò, suonerò con la musica e porterò alto il nome di questa scuola e porterò in alto il profilo di acerto. Bravo Marco Di Sicuramente. Giorgio. Allora, ma il bello è questo, ognuno di voi ha dei talenti che noi ci aspettiamo che sboccino, quindi tu farai una bellissima carriera. Marco sarà un ottimo rapper, insomma, poi ci risentiremo fra 10 anni e vediamo quello che è Ovvio. accaduto. E, senti, per chiudere, in questa quarantena hai letto libri, visto film, che hai fatto? Sì, diciamo di tutto pur di occupare il tempo, qualsiasi cosa, oltre allo studio, tanto studio, prof. ho letto, sì, ho letto in particolare un libro che riguarda proprio le tematiche ambientali, il comportamento animale, perché è un'altra materia che mi interessa tantissimo. E film, beh, di tutto, anche serie TV. Poi generalmente film piace vederli in inglese, anche le serie TV, perciò è una scusa per anche quella per studiare. Quindi diciamo per te lo studio è un momento fondamentale, insomma, della giornata. Comunque c'è. Ti Beh, sì, piace? decisamente. Beh, bello anche Sì, beh, questo. soprattutto in alcune materie mi ci dedico con piacere, non è Qual un è la peso. materia che ti piace di più? Inglese. Inglese. Sì, Quindi la professoressa Partemi sarà contenta. certo. Non ci ascolta, poi magari glielo diciamo. Ascolta, tu hai anche partecipato. Allora, chiudiamo con due cose. La prima, hai un aneddoto di questi 5 anni a scuola del Tito Acerbo? Guardi, io ci ho pensato un pochetto e sinceramente questi 5 anni. L'Acerbo è stato veramente importantissimo, ci ho passato davvero l'intera adolescenza, mi è successo di tutto a scuola. Ripensandoci, ci ho passato giornate, pomeriggi interi, ho conosciuto tantissime persone, tantissime veramente. Grazie a questa scuola ho tantissimi amici, non solo la mia classe, con cui veramente abbiamo un bel rapporto, ma anche in generale, proprio tutta la scuola. E quindi devo dire un qualcosa in particolare, non saprei, però proprio un ricordo generale, un tutto veramente positivo. E Bellissimo, va bene, beh, rifarei 5 anni. rifaresti tutto e soprattutto ti riscriveresti al Tito Acerbo. Mille volte, Brava, mille volte. va benissimo. Senti, Massimo Canta chiede a lui che farà invece da grande, che gli facciamo fare? Il ninja, no? Il barbone. Bisogna trovare qualche ruolo professionale per Massimo. Ovviamente sì, mi scuso con Marco Di Giorgio, con Goma non è un rapper ma è un trapper, perdono, scusate, ma cioè, a volte capita di sbagliare. Allora, ultimissima, veramente, l'ultimissima domanda è questa. Tu hai partecipato a PON ed Erasmus, anche qua, che ricordi? Mi sembra il PON in Francia ed Erasmus in Irlanda, con Sì, Simone esatto. Domizio. Che Sì. ricordi c'hai anche di questo?
Oddio, queste veramente sono state esperienze che mi hanno cambiato la vita, perché sono state due esperienze diverse, ma sarò veramente eternamente grata ai professori, alla scuola che ci hanno permesso di farle, perché ci hanno, diciamo, in qualche modo proiettati su delle realtà diverse da quelle che siamo abituati a vivere nella vita di tutti i giorni. In particolare l'Erasmus, svolgendo il tirocinio all'estero, veramente mi sono resa conto di tante cose, mi è piaciuto tantissimo fare alternanza scuola-lavoro lì, mi sono trovata benissimo in un'azienda in cui mi hanno trattato bene, sono stati sempre disponibili, gentili. Ma soprattutto quello che ci hanno lasciato queste esperienze, secondo me, più autonomia, più, diciamo, capacità di spostarsi, di capire, di, diciamo, parlare con le altre persone liberamente. Durante queste esperienze anche qui ho conosciuto tantissime persone. In Francia veramente parlavamo con i passanti per chiedere cosa potevamo fare per divertirci. Sono veramente esperienze bellissime e consiglierei a tutti di farle. È ovvio che un po' di preoccupazione iniziale, cioè stare magari un mese lontana da casa può sembrare difficile, può far paura sotto certi punti di vista, ma devo dire che anche le persone magari più chiuse, più riluttanti a queste cose, poi ci ripensano sempre. Certo, Ne vale la pena proprio. è sempre un'esperienza eccezionale per ragazzi di 17-18 anni che si trovano un mese all'estero, parlano la lingua, imparano a parlare la lingua e imparano anche ad affrancarsi dalla famiglia. Va bene, mi sembra che insomma abbiamo detto tantissimo. Ti saluto Elisa, salutiamo tutti quanti. Domani solito appuntamento per le 9. E con un ospite, insomma, particolare, uno che si fa chiamare Dodo, poi domani ci spiegherà perché. Allora, ciao, ciao a tutti, ciao Elisa, grazie per essere stata con noi. Ciao. Grazie.